Ciao Roberta, prima volta con noi in sala di registrazione per leggere Se questo è un uomo di Primo Levi, anche se in realtà tu avevi già letto il tuo libro, appunto, Gomorra. Com'è stata questa esperienza, dare voce a un testo fondamentale come quello di cui stiamo parlando? Un'esperienza soprattutto dolorosa, nel senso che leggere ad alta voce ha un significato diverso che leggere con la voce della propria mente. E in qualche modo declamare queste pagine ha inflitto alla carne sofferenza ancora in una forma che non conoscevo. Cioè, conoscevo bene quello che senti dentro quando leggi Se questo è un uomo, ma non conoscevo quello che senti fuori. E quindi no, è stata un'esperienza inaspettata, in questo senso dolorosa e esaltante nel sentirsi in qualche modo, come dire, onorati nel pronunciare queste parole, nel poter immaginare che altri ascolteranno queste parole dalla mia voce. Com'è il tuo rapporto come uomo, prima ancora che come scrittore, con questo testo? È difficile perché è un rapporto difficile da descrivere perché non sarei quello che sono se non avessi letto Se questo è un uomo, che non so se è un bene o un male, ma è uno di quei testi che una volta che ci entri dentro non esci più fuori, non sei più uguale, sei un'altra cosa. Non è semplicemente perché ti rende più giusto o migliore, è che ti cambia il modo di sentire, di vedere, ti costringe ad avere un'altra mente, un'altra sensibilità. In questo senso è un cataclisma che non ha mai smesso di muoversi e attraversarmi. Primo Levi racconta dettagliatamente, descrive minuziosamente, ricerca sempre una spiegazione, vuole darne una, non si arrende al farsene una ragione, appunto. E le sue sono, diventano pagine letterarie che però attingono ovviamente fortemente da una tragedia, dalla realtà. Ecco, pur nella distanza ovviamente degli eventi, dei temi, però anche il terreno della realtà è stato il terreno anche del tuo Gomorra. Allora proprio mi chiedevo come scrittore se il suo modo di scrivere così asciutto ma così preciso ti avesse influenzato in qualche modo. Sì, la scrittura di Primo Levi è un modello, innanzitutto la scrittura di un chimico, il dettaglio, il meccanismo in lui sono non una quinta del racconto, ma l'oggetto vero del racconto. Quindi sono convinto che la sua scrittura per me è una scrittura di modello, è un calco spesso, ma il mio modo di scrivere ha al suo sguardo. Primo Levi non fa un libro sul campo di concentramento, Primo Levi fa un libro sull'uomo, in quelle condizioni, quello che accade, e lo descrive da chimico e da filosofo, ne fa sistema. È sicuramente uno degli scrittori più creativi in assoluto. Spesso questo può sembrare, come dire, un'esagerazione, una provocazione, diciamo, come creativo, è ossessionato da quel tema, si occupa di quel tema. È un creativo perché arriva a raccontare il lager e poi quello che è successo dopo il lager attraverso diverse strade. E queste diverse strade sono la sua creatività, come si conserva una scodella, come si conserva la dignità, come Dante può salvarti la vita se ti ricordi dei versi al momento giusto, come il latino può servire a comunicare con un prete che non parla la tua lingua.
E quindi la sua versatilità letteraria è infinita, ci sono diversi registi, registri nelle sue pagine, cioè quello naturalista, quello positivista, quello fantastico persino, teologico. Insomma, lei è un mondo e starci in questo mondo mi ha sempre fatto sentire a mio agio. Essere creduti, Levi ci parla di quest'ansia del raccontare e ci descrive un incubo ricorrente per lui ma anche per molti deportati, cioè quello di tornare a casa, voler raccontare, raccontare finalmente ma non essere creduti. Tu hai mai avuto questa paura, non essere creduto? Ah, sempre, ma io non sono creduto, cioè sono creduto da una parte e sono non creduto dall'altra parte, forse l'ultima è maggiore, e è un destino strano, il destino strano della parola. C'è un elemento, purtroppo, che dietro quest'ansia di non essere creduti, lei vi racconta continuamente questo sogno di tornare a casa, di mangiare, di avere affetto intorno, di parlare e poi le persone dicono non può essere. Se fosse stato così l'avremmo saputo tutti. No, no, esageri. Il suo libro fu rifiutato all'inizio per questo, perché è considerato esagerato, perché è considerato anche un po' ossessivo, perché in fondo c'erano stati altri deportati che non l'avevano messa giù così dura. Ecco, in questo modo fu liquidato. Poi dopo anni fu il successo a farlo ripubblicare, cioè questa edizione che lui aveva pubblicato per un piccolo editore ebbe talmente successo di mano in mano per il passaparola che a quel punto i grandi editori lo accolsero. Lui non se lo dimenticherà mai questa cosa, non se lo dimenticherà mai. Dicevo, no, non si è creduti per un semplice motivo, che i vivi non sono creduti. In questo caso forse neanche i morti, ma verso il morto c'è più voglia di credergli, cioè di fronte alla catasta di scheletri umani di Auschwitz si ha più voglia di credere a quella cosa, mentre dinanzi al testimone si ha molta meno voglia. Per un semplice motivo, il testimone nel momento in cui sta raccontando questa cosa ti impone di cambiare. Innanzitutto ti senti anche in difficoltà, ma io sarei in grado di quella vita. Io avrei avuto quel coraggio, io magari avrei tradito subito. E quindi ti senti in difficoltà. La seconda cosa, ti senti che lui è migliore di te spesso. Senti, e quindi non essere creduto, non ascolto, non credere queste cose è un modo che hanno le persone, la parte maggiore, di difendersi. Questa è la cosa incredibile. E lei in questo libro mostra chiaramente che verso questo atteggiamento lui ha rabbia, perché i versi iniziali minacciano colui che si vuole nascondere dietro l'omertà, dietro il no, ma non è così, ma è l'esagerazione, ma figurati, queste cose le sappiamo tutti, le abbiamo vissute tutti in guerra, no? Parlo per i lettori di quegli anni. Ecco, lui li minaccia letteralmente con quel verso, gli lancio un anatema perché non può più sopportare questa diffidenza. Nelle prime pagine Levi scrive: non c'è dove specchiarsi, ma il nostro aspetto ci sta davanti, riflesso in 100 visi lividi, in 100 pupazzi miserabili e sordidi. Eccoci trasformati nei fantasmi intravisti ieri sera. Allora, per la prima volta, ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole per esprimere questa offesa, la demolizione di un uomo, che poi è in effetti la demolizione di una società di uomini, di un'umanità. Quindi, appunto, come dicevi tu prima, trovare le parole per raccontare questo annientamento, questo dolore è effettivamente possibile, o no? Lui ci prova sapendo che è sapendo che è un'impresa impossibile. Sai di fallire, ma non tutti i fallimenti sono negativi, dannosi o inutili. È un fallimento necessario, perché sa benissimo che fino in fondo non si capirà. E sa anche che non, fino in fondo non è una cosa. Stavo dicendo bella, ma il termine inappropriato, non è una cosa così giusta che un ragazzo di 50 anni dopo possa vedere che cosa è stato fatto. Forse così lo sconvolge, forse così lo marchi, non è del tutto corretto, però sa anche che
inevitabile, perché non riaccada, è inevitabile perché si è fatta giustizia di questi morti, che questo sia fatto. Quindi lui sa che è un'impresa impossibile, ma non per questo non la tenta. E non per questo il fallirla quell'impresa significa che non sia stata necessaria. L'ascolto, tu sei qua appunto come lettore in questo caso, in questo frangente, ma sappiamo che sei anche un ascoltatore, un appassionato di audiolibri. Cosa ti piace dell'ascolto di un libro rispetto alla lettura di un libro? L'ascolto è veramente una cosa diversa e soprattutto ti permette di farlo in situazioni inaspettate, in auto, in aereo, mentre ti alleni. Tecnicamente è un libro che ti accompagna quando non ti può accompagnare un libro. E quindi un audiolibro è l'altra parte del libro. Sono contento che insomma, il mercato dell'audiolibro sia diventato sempre più grande, perché è bellissimo immaginarsi che tra un pezzo rap, un brano dance, magari un ragazzo possa ascoltarsi un libro così. E non lo vedo delegittimante, lo vedo, anzi lo vedo come una cosa importante. E gli audiolibri per me sono davvero una compagnia continua. E spesso ho ascoltato di libri che avevo letto e ne ho trovato sfumature diverse. Sarà forse una mia sensazione, ma è come se con un audiolibro ci potessi addirittura parlare di più, mentre invece con un libro ci puoi confrontarti leggendo, come dire, puoi rifletterci. L'audiolibro hai la sensazione, poi magari soltanto mia, che invece quasi ci stai parlando già, stai dialogando con il libro, insomma, bella sensazione. Grazie. A te.